Ecco a voi ragazzi il mio gatto che tenta di inchiappettarmi, nel vero senso della parola proprio. Avete già visto l'altra volta che comunque è un gatto abbastanza maniaco e adesso la prova pratica che sta tentando di inchiappettarmi in live, ragazzuoli. Comunque, benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il gatto inchiappettone. Eccolo qui, sta cercando una forma per inchiappettarmi. Vediamo un attimino se riuscirà nel suo intento. Non credo che riesca nel suo intento, anche se è molto, molto aggressivo, no? Vedete che è veramente determinato il signorino ad inchiappettarmi. Io non so ragazzi se vi è mai capitato un gatto del genere, ma questo è un gatto fuori dal comune, perché un gatto che si inchiappetta al padrone è veramente qualcosa di raro, insomma, secondo me. Sto lavoro lo fanno i cani, lo fanno. E invece qui c'ho un cangatto, ragazzi, questo è un cangatto. È una cosa impressionante. Guardate che se io mo tento di levare il braccio, non mi permette di levare il braccio. Eccolo, guarda. Guardate che cattiveria che c'ha, guardate che cattiveria. Questo non è un gatto, è qualcosa di, non lo so, una rincarnazione, secondo me, non è un gatto. E non c'è modo di farlo desistere dall'idea di volermi inchiappettare a tutti i costi. Calcolate che si avvicina sempre di soppiatto come ha fatto adesso e poi prende all'improvviso. Ecco, questo è il suo fare. Se io lo lascio fare, lui mi inchiappetta ovviamente, però non posso lasciarlo fare, insomma, no? Guardate che no, non molla, non molla. Eccolo che mi ha preso, eccolo che mi ha preso. Niente, non molla la presa, non molla la presa, è qualcosa di allucinante. Cioè non si capisce. Non si capisce proprio. Ehi, su, basta, dai. Basta. Basta, molla. 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 Devi lasciare. Devi mollare, su. E quindi ragazzuoli, io vi dico, non so se voi avete gatti strani, eccolo, forse siamo riusciti a farlo desistere. Proviamo a fare i vaghi, magari si dimentica, ma non credo che si dimentichi perché sta abbastanza ingrifato e infatti non si è dimenticato, non si è affatto dimenticato, lui il suo scopo è solo quello. Cioè, in pratica vi spiego quello che lui vorrebbe fare, no? Lui vorrebbe prendermi a cavalcioni come si fa con una gatta e montarmi. Cioè, non è che c'è niente da spiegare. Vediamo se desiste. Forse desiste, ragazzi, forse desiste. No, niente, manco per cazzo. Cioè, è proprio qualcosa di allucinante. Che poi non lascia spazio, raga. Non lascia spazio. Morde, morde. Morde e non demorde. Dai, basta, su. Adesso è distratto un attimo, quindi probabilmente. Ma non si vergogna, però. Non si vergogna, non si vergogna di niente. È ripartito all'attacco. Questa è la sua posizione di battaglia. Vediamo che cosa fa. Ecco, mette la zampa dietro. E se io lo lascio fare, in pratica avrebbe vinto la sua lotta, però io non lo lascio fare. Eccolo, eccolo. C'era quasi riuscito. C'era quasi riuscito, ragazzi. Niente, dai, su, su, non si fa. Non si fanno queste cose, non si fanno queste cose.
Come state vedendo, l'aggressività di sto gatto, regà, è qualcosa. Ma non è cattivo, non è cattivo. Fa solo così quando vuole trombare e basta. Non è cattivo. Alla fine è un bel micciolo. Insomma, è un bel micio. È bello. Però quando vuole ingroppettare, quando vuole trombare, prevale l'istinto animale, insomma. Adesso è distratto dal rumore fuori. Forse siamo riusciti a farlo desistere, o meglio, io non so riuscito, è riuscita la curiosità che c'ha lui. Niente, niente, non c'è verso. Non si dimentica proprio. Toccherà che lo porta a puttane sto gatto, perché sennò è qualcosa di assurdo. Calcolate che come giro l'occhio in minuto, cerca sempre di fottemi. E quindi niente. Va bene, ragazzi, io vi vorrei salutare con una carezza sulla testa del gatto, ma senza che lui mi mozzicasse, però non c'è verso. Come state vedendo, non c'è verso. Non esiste proprio. Dai. Dai, fate fare una carezzina. E niente, ragazzuoli, ciao a tutti, un saluto da Maxi e al prossimo video.